Credo che siamo arrivati al momento decisivo, al colpo al cuore di ogni prospettiva, non dico di federalismo, ma di autonomia e responsabilità che oggi è contenuta nella Costituzione. Con questo emendamento noi cerchiamo di eliminare l'intenzione dichiarata per cui lo Stato si riserva la possibilità di intervenire in ogni fase dei processi di reperimento delle risorse da parte degli enti locali e delle regioni. Dico colpo al cuore perché è chiaro che abbiamo discusso sulle competenze, ma nel momento in cui lo Stato si riserva in esclusiva la possibilità di determinare quelle che sono le soglie, le margini di autonomia e di eliminarli in radice, non si potrà più parlare in alcun caso né di federalismo declinato con tutti gli aggiuntivi possibili e immaginabili, né di autonomia. Dico questo perché? Perché la situazione attuale, che già da chiunque in quest'Aula è biasimata, quantomeno nei territori, rispetto a dei patti di stabilità che con l'attuale Costituzione strangolano comuni, regioni, province, quello che ne è rimasto sostanzialmente. Ecco, quel patto di stabilità lì, che oggi tutti in qualche modo criticano, viene edificato come fondamenta della nostra Costituzione. Noi questo non lo possiamo accettare. Non lo possiamo accettare perché già il sistema costruito in questa riforma ha dei presidi in qualche modo che garantiscono completamente il governo, presidi che risiedono nel fatto che la competenza già concorrente sul coordinamento della finanza pubblica è stata portata a competenza esclusiva dello Stato. Presidio nel fatto che quella competenza esclusiva dello Stato, con la procedura dell'articolo 70, non contempla di fatto nessuna possibilità per il Senato cosiddetto delle autonomie, di intervenire su questa materia. Presidio che, non contente di questi due chiavistelli messi a tenuta, risiede anche nella clausola di supremazia nazionale che ieri abbiamo approvato, perché nella misura in cui la competenza esclusiva di questa Camera, senza l'intervento del Senato, va a stabilire quali sono i limiti dell'autonomia da parte di comuni e regioni, lo Stato si riserva comunque la possibilità, nel momento in cui queste vanno a insidiare la possibilità di garantire i vincoli che abbiamo stipulato in sede europea, c'è sempre la possibilità di essere richiamati in qualche modo dalla clausola di supremazia nazionale. No, non basta. Non basta, si deve andare a stabilire che lo Stato si riserva la possibilità di intervenire fino alle misure di dettaglio di comuni, stati e per quanto rimarrà delle province. E per questo motivo che noi abbiamo proposto questo emendamento. Abbiamo proposto questo emendamento per tornare quantomeno a una situazione formale di riconoscimento di autonomia e responsabilità, altrimenti sarebbe più onesto e responsabile eliminare totalmente l'articolo 119 e dire chiaramente che in questo Paese il federalismo, l'autonomia e la responsabilità non si possono applicare, perché gli italiani sono immaturi, non possono fare quello che fanno i tedeschi, gli svizzeri, i canadesi. Gli italiani sono immaturi. Questo è quello che sta scritto dietro a questa impostazione. E lo dico anche a tutti i rappresentanti qui che hanno avuto esperienze di sindaco, di amministratore locale, coloro che rappresentano le autonomie speciali in quest'Aula. Quello che sta avvenendo e quello che capiterà inevitabilmente nell'interpretazione che la Corte Costituzionale darà di questo indirizzo, che è esplicito e chiarissimo, è qualche cosa che oggi riguarda tutti i comuni, tutte le regioni, ma domani, neppure dopodomani, riguarderà anche voi. La Lega rimane forse sola a fare questa battaglia in quest'Aula, ma sappiamo che siamo dalla parte della ragione. Grazie.